Lascia un mi piace, perché altrimenti basta gadget. Anzi, non ce la faccio più, raga. Ho la camera piena di roba. Stanno uscendo un sacco di video di Temu e vari unboxing, perché ho la camera che è troppo piena di pacchi e quindi devo tirarli fuori, raga. Non ce la faccio più. Quindi vi beccate più video questi giorni e state muti. Ma non vorrei far diventare solo questo il canale. Comunque sia, oggi abbiamo un sacco di roba, tutta accoppata dalla Cina. Tutta accoppata. Se vi ricordate, tempo fa con 50 euro avevo riempito la camera di pacchi, e questo è il motivo per cui stanno uscendo più video del solito. Ma comunque, scrivi qua sotto nei commenti questa parola: QuotPX anti-snoring device. Silicone magnetic anti-snoring no script. Scrivi questo nei commenti, ok? Vediamo quante volte riuscite a scriverlo. E tranquilli, nessuno vi banna, vi blocca. Avevamo coppato per 1,49€ questa roba qua, raga, che ho visto che sta girando un sacco su Amazon, su TikTok. Ho visto che gira una cifra sto prodotto qua. Questo è un affare che dovrebbe servire agli uomini, ai maschi alfa, quelli che guardano solo il calcio, capito? Eterosessuali. Che però di notte russano. Vediamo il video, vediamo intanto che dice. Vedete che il pacco si presenta in queste condizioni, molto bello, molto di design. Tra l'altro anche il video è un po' sporco, come vedete. Tu te lo metti, vedi, lo apri, te lo metti qua e dovresti essere bellissimo. Vedi, l'uomo a destra sta respirando, solo che non sta provando emozioni. Vedete, tu te lo metti e inizi a godere. È adatto a tutti, boh, non lo so. Questa signora non sa di essere presente in questa pubblicità, e probabilmente non è stata neanche pagata, però si trova all'interno, perfetto. Vedete che questo adesso lo sta russando perché l'ha tolto. E poi vedete che da che dormi, da che non dormi, a che dormi felicemente. Ma vediamo se funziona. Cioè, perlomeno questo coso qua dovrebbe allargare fondamentalmente la parte interna qua, dove si creano i peletti, vedete? I pelettini. Dovreste respirare meglio. Cioè, si potrebbe usare in teoria anche normalmente. Ma vediamo. Se è un gadget per vostro padre, quando russa trema tutto tipo così, no? È totalmente francese, ma è made in Cina. Una busta all'interno di un'altra busta. Ma per 1,49€ ne vendono due. Sono fondamentalmente la stessa cosa. Quindi abbiamo prima confezione, seconda confezione, all'interno del quale è presente un'altra confezione. Adesso lo proviamo. No, no, raga, no, 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 no. Ho rotto un pezzo, vedete? È talmente piccolo. Ho rotto un pezzettino di plastica. Testiamolo. Questo coso è totalmente ovviamente in silicone. Dobbiamo metterlo nel naso e godere. Ma tra l'altro, scusate un attimo, ma le mani sono di una donna e lui è un uomo. Comunque, proviamolo. Provo solo un senso di fastidio. Quando inalo aria sento di più l'odore del silicone. No, raga, non è decisamente una roba che potrei utilizzare. Cioè, è buono perché comunque ti gratta all'interno delle narici, però dà solo fastidio. Ma soprattutto puzza di silicone. Quindi tu dormi con sto odore di plastica. 1,49€, bocciato! Poi magari ci sono quelli migliori, però non abbiamo preso la versione base, perché questo fa parte dei gadget che mi ha preso nel video dei 5, sotto i 5 euro. Donna, la prossima volta ti comprerò di più. Prossimo gadget, golosone. Mi è arrivato un pacco aperto. Abbiamo preso questo. Il Blade Electric Hot Shipper. Però non questo base, avevamo preso quello con i led. Ma non a 3 euro. Io l'avevo pagato di più. Io l'ho pagato 7 euro, che si adesso costa 3 euro. Tra l'altro, raga, non ho ancora capito come mettervi il referral dei vari prodotti. Non ne ho idea. Semplicemente provate a scrivere eventualmente quello che scrivo io. Quello che trovate qua magari lo beccate il prodotto. È tutto molto random. Poi ci sono prodotti che vanno, vengono, non ve li vendono più, spariscono. Ah, tra l'altro questo video non è in collaborazione con Temu. Volete collaborare o no? O devo comprare io tutto? Però vi lascio comunque il referral, che ci guadiamo qualcosa tutti qua. Vediamo un attimo, ho comprato sto coso, ma non c'è niente dentro. Aspetta un attimo. Questo affare dovrebbe essere un tagliacapelli, che noi adatteremo a regola barba, ovviamente. Anche perché vedete che la lucentezza è estrema, veramente lucente. Infatti vi ho abbagliato per un momento. È un affare che noi utilizzeremo per fare il taglio. Cioè adesso non è regolatissima. Voi lo utilizzate, potete fare questi sistemi di decorazioni, questi sistemi decorativi. Però a me interessava più che altro per una roba, cioè vedere se un affare che costa 3 euro e l'hanno comprato 5300 persone nel mondo, effettivamente ha una qualità costruttiva di un prodotto da 20, 30, 40 euro. No raga, che scam. Io ho preso il Golden Dragon dimenticandomi che dovevo prendere il LED Dragon. E il drago con i LED più FPS. No raga, che scammata. Però raga, la foto è sbagliata, perché qua c'è la cosa e poi io clicco Golden e non è più Golden RGB. Il pacco ci viene venduto con questo affare qua, che è il regola capelli. Noi useremo come regola barba, ovviamente. È decisamente plastica detonata. È un po' troppo basculante, diciamolo così. Quindi abbiamo questi cosi qua, che boh, vabbè. Poi abbiamo il caricatore USB, quello pezzotto, quello vecchio. Ma poi ha la batteria intera. Questo stracomodo, raga. È tutto già un po' detonato, però vi devo dire, alla fine l'abbiamo pagato 3 euro, raga. Cioè, non è che ci possiamo aspettare il Philips. E anche il manico è plastica. Cioè, non è oro. Anche se c'è scritto oro, che non è neanche metallo. Credo che sia plastica. Comunque sia, accendiamolo e vediamo se almeno si accende.
Benissimo, e in queste condizioni ci arriva in aiuto sempre dalla Cina questo cavo. Lo attacchiamo. Oh, vedi che allora del LED c'è, del fuoco all'interno c'è, della velocità. Lo faccio per voi. Faccio un piccolo taglietto e vedo se mi viene qualche roba strana. Proviamo a sistemare questa situazione qua. Ma raga, ma è potentissimo! Noto delle stranezze rispetto all'altro che avevamo comprato sempre su Temu. Pizzica. Non so se sia un proprio un tagliabarba, è più per una roba un po' più solida, diciamo. Ve lo devo dire, bocciato perlomeno questo. L'altro che avevamo preso, però 20 euro sempre da Temu, l'altro era veramente buono. Questo invece vi devo dire bocciato. Il problema è che andrebbe bene se non vibrasse così tanto. Cioè ve lo faccio vedere anche da sta cam. Vibra troppo. E per questo poi ti tagli. Prossimo gadget. C'è l'82% di sconto. Oggi c'è l'82% di sconto. 1,25€. Più o meno è lo stesso prezzo del tagliacapelli. Quindi boh, deve essere di lusso questo fischietto. Comunque sia, è un PK 3 in 1. Emergency survival whistle, compass, termometro, refri. Oh, questo qua potete usare per andare in campeggio, per fare il cheerleader, per fare l'arbitro, per fare tutto. Andare a caccia. Vedete, si può usare per salire le sciare. Tutto. L'hanno comprato 82 persone. Ma è comunque preso, ok? Noi amiamo l'avventura. Sarebbe questo. Il nostro oggetto è dotato di temperatura. In questa camera ci sono 20 gradi. Funzionerà veramente? La bussola dovrebbe indicare il nord. O siamo al centro, cioè proprio qua c'è il polo nord, o è cambiato il magnetismo della Terra, oppure non si spiega come il nord segna un po' dove lo sta a clipare. Considerando che il nord comunque sia è in quella direzione di là. Però te devo dire, non mi sembra preciso. A questo punto avrei anche dei dubbi sulla questione del termometro. Potrebbe essere valido questo 20 gradi, non lo so. Vediamo se almeno fischia. In teoria dovremmo approcciare con il mio micio. Vediamo se lo sente. Diciamo che il fischio è un po' morente. Proviamo a fare forte. Allora raga, per un euro vi devo dire, può avere una funzione, ecco. Diciamo che non è uno dei migliori fischietti che io abbia mai visto. In teoria dovrebbe avere una pallina anche all'interno, non ce l'ha. È un fischietto di normale qualità che io ho messo in bocca. Non dovevo farlo, però l'ho fatto, ok, per la scienza. Ditemi voi quanto l'avreste pagato questo coso. Comunque sia, per un euro, e devo dire, sfiga. Prossimo gadget utile finalmente. Che cos'è? Boh. Abbiamo comprato la Mini Electronic Scale Family Pack IQ Precision Jewelry. È una bilancia professionale che generalmente viene sempre usata per dei semi, per la questione ambientale, quindi verdure, piante, farine varie, per misurare la quantità. Quindi questo è un bilancino fondamentalmente. Si possono fare varie misurazioni di vario tipo. Perché l'hanno comprata tutti gli italiani? Non ci sta nessun colombiano qua, vedo, però veramente molto male. Comunque sia, vediamo se va. È totalmente imballata, cioè imballata anche abbastanza bene, ti devo dire. Il prodotto non è male, raga. Pesicchia. Vediamo se ha le pile. Pro del 9. Due pile e non quelle batterie mistiche che abbiamo di solito, che troviamo di solito. Pile Amazon a chili. Sono andato avanti 12 anni con queste pile qua, raga. Poi ci sono delle pile molto migliori, però vi devo dire che poi queste qua non sono neanche ricaricabili, quindi per l'ambiente sono ottime. Aggiungiamo le nostre pilettine, le facciamo così, perfetto, chiudiamo il tutto. Oh raga, va, ottimo. L'abbiamo tarata a 0. In teoria questa roba qua dovrebbe prendermi grammi, decigrammi e centigrammi, credo. In teoria così ci abbiamo aggiunto un altro 0, quindi abbiamo anche i milligrammi. Ma vediamo, proviamo a misurare una moneta. Abbiamo una moneta da 1 euro, quindi abbiamo l'eurozzo, questo qua classico eurozzo esotico mistico. In particolare abbiamo questa cosa qua, che dovrebbe essere la roba dei 20. Non so che è, raga, non ho idea che simbolo sia. Non è la rosa dei 20 sicuramente. Abbiamo l'euro di Malta, questo qua, perché siamo dei massoni. L'euro di Malta dovrebbe pesare 0,26 grammi. Vediamo se è vero. C'è un errore evidentemente, perché se quello pesa 5,7 grammi e il nostro pesa 0,2, abbiamo fatto qualcosa. Che cos'è sta? Il libre? No raga, ci abbiamo un problema, perché lui continua a segnarmi 265. Non vorrei che fosse il libre, scusa. Cioè è l'unica altra unità di misura del peso che conosco. 0,265 libre in chili. Secondo me è pounds, raga. Cioè è tutto un casino. Raga, è tutto un macello. Ma non c'è modo di metterla in chili. Raga, qua non si capisce. Bisogna andare un po' alla costa
americane. Cioè, noi sappiamo che un euro pesa 5,7 grammi. Fermi tutti. Abbiamo tutto bello preciso. 7,50 grammi. Quindi mi sa che l'unità di misura dovrebbe essere questa. L'abbiamo beccata cliccando un po' di roba a caso. Mettiamoci un'altra moneta per capire se è questa. Monetina da 2 euro. Vediamo se va a pesare 8,50 grammi. 8,48. Quindi ci siamo. Raga, funziona perfettamente. Vediamo se riesce a prendermi una banconota da 5 euro. Quindi qua siamo sotto ovviamente il grammo. La banconota da 5 euro pesa 0,71 grammi. 7,1 decigrammi oppure 710 milligrammi. Macello, raga. Se comunque sia riesce a pesarmi anche la banconota, vuol dire che è un ottimo bilancino e molto preciso. Pagato veramente poco, quindi ti devo dire tanta tanta roba. E si può usufruire anche in teoria di questa roba qua e poi cambiarla tare. Insomma, non è male. Anche a livello costruttivo mi sembra un buon prodotto. Tanta tanta roba. No, raga, questo non è scam. Interessante. Soprattutto per i vostri traffici. Ultimo gadget. Allora, raga, abbiamo comprato per la modica cifra di 1,00 euro. Cioè, adesso poi non mi ricordo perché. Vedo che Temu alza, abbassa i prezzi in base a un po' come sta di fare. Questo qua l'avevamo pagato più o meno in questa cifra qua, perché era il video, se vi ricordate, sotto i 5 euro. Quindi comunque l'avevamo pagato in sto range qua. Allora, questa roba qua dovrebbe essere nient'altro che una striscia luminosa adesiva fosforescente, fluorescente. Dalla foto qua sembra, raga, che ci sia una quantità di luminescenza allucinante. Noi l'abbiamo presa, non mi ricordo di colore, però vedete che abbiamo sia blu che green. Pare che comunque, raga, sia una roba funzionante, perché questo è il pacchettino. Vedete qualche luminescenza? Per il lumen pro. C'è della luminescenza? Non ancora. Dobbiamo andare in un ambiente molto molto buio. Andiamo un attimo dalla mia stanza. Ok, raga, siamo in un ambiente completamente buio, come vedete, e vi devo dire che non pensavo, ma effettivamente funziona. Lo appoggio qua sul letto, cioè si vede decisamente. Quindi sì, vi devo dire, funziona. Proviamolo, cioè proviamo a tipo attaccarlo su una superficie, spegnere le luci in camera e vedere se può avere un senso. Deve essere estremamente buio. Appena c'è una parvenza di luce, sto coso non funziona. Quella è un po' una cacata. Proviamolo un attimo. Quindi abbiamo la nostra striscettina LED, cioè non LED, adesiva fosforescente. La proviamo ad appiccicare su quella porta lì. Facciamo una X fatta. Si illuminerà. E adesso però il problema è che dovremmo spegnere qualunque tipo di altra luce, perché qua siamo pieni di LED. Lì LED, LED lì, LED qui, e lì non si accende. Dannazione. Cioè, raga, non si accende. Ma non va, non si accende. Devo spegnere anche questo monitor. Non lo posso spegnere sto monitor. Deve essere totalmente spento tutto. Non si può fare questo test, raga, perché qualunque tipo di piccola fonte di luce detonerebbe il tutto. Niente, signori, strisce fosforescenti decisamente morenti. Hanno un'utilità, però dobbiamo stare completamente al buio, perché si illuminano al buio. Questa stanza non è mai buia, è veramente tanto da gaming. Non ne trovo l'utilità in casa. Cioè, forse di segnalazione durante la notte per i vari percorsi di uscite di emergenza. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social e di iscrivervi a questo in particolare. Lasciate un mi piace e fatemi sapere qua sotto nei commenti altri gadget da comprare. Noi ci vediamo in un prossimo video.